Un diffuso disordine amministrativo, in particolare sulla gestione delle autorimesse comunali concesse in affitto, ma anche occupazioni illegittime dei garage e perdite dei canoni con potenziali danni erariali. Alcuni passaggi della relazione della Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, su Saint-Pierre, con cui chiede la proroga fino al febbraio 2022 del commissariamento del Comune, cominciato in pieno terremoto giudiziario per l'inchiesta Genna sulle infiltrazioni dell'Andrangheta in Valle d'Aosta. La relazione Lamorgese fa più volte riferimento a quella inoltrata nel maggio scorso dallo stesso Presidente della Regione Laveva. Bisogna dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato, si legge in merito alla necessità di prorogare il commissariamento. Ancora un esempio gravi e sistematiche violazioni di legge hanno portato all'annullamento, in autotutela, dell'appalto per la gestione dell'acquedotto comunale. Si legge che era stato affidato a un condannato per turbativa d'asta. Il documento stigmatizza anche il servizio per lo sgombero neve e la gestione dei servizi cimiteriali. Questi ultimi avrebbero attirato l'attenzione di un soggetto che la relazione definisce controindicato. E ancora, il servizio di taxi bus scolastico. I commissari a Saint-Pierre hanno deciso di comprare uno scuola bus e di fare un concorso per l'autista che lo guiderà. Ma per completare il percorso di risanamento del comune serve tempo. Questo perché, si legge ancora, è ancora concreto il rischio di illecite ingerenze della criminalità.